Roberto Pozzetti, Senza confini, considerazioni psicanalitiche sulle crisi di panico, edito da Franco Angeli. Il libro è del 2007. Di primo acchito, ovvero nel senso in cui scrive l'autore del libro, si tratta di un libro sul panico. Anzi, sull'attacco di panico, e potremmo dire che lo riavvicina all'attacco isterico della scomparsa dell'isteria dal manuale diagnostico dell'Associazione Psichiatrica Americana, il DSM, distinguendo tra nevrosi e psicosi e anche dallo spavento. Ma non menziona le altre modalità della paura, il terrore e l'orrore. Potremmo mettere a confronto questo libro con altre teorie del panico e con altri modi terapeutici d'approccio, ma continueremo a vedere qualche albero di un giardino, se non di un bosco o di una foresta, accettando un labirinto senza filo d'Arianna. Il presunto filo del lavoro di Roberto Pozzetti, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista, è dato dalla definizione di attacco di panico del DSM, ovvero dall'accettazione del principio di autorità, ponendo l'Associazione Psichiatrica Americana, l'APA, nel posto che lo psicanalista e il giurista Pierre Legendre mette la referenza, ossia la religione, in breve Dio stesso. In questo pantheon si trovano anche l'École de la cause di Jacques-Alain Miller, psicanalista, genero, esecutore testamentario di Jacques Lacan, e altre scuole e sottoscuole. Insomma, siamo nel lacanoidismo internazionale e nazionale. Siamo nella nuova Samkhya, come l'ha chiamata Lacan, lettore di Freud, la società di assistenza mutuale contro il discorso analitico. Du père au pire, dal padre al peggio. Per il lacanismo e il suo ultimo avatar, il lacanoidismo, Lacan è illeggibile e al suo posto c'è il commentario di Jacques-Alain Miller e in Italia il sottocommentario dello psicanalista mediatico Massimo Recalcati, da non confondere con François Recanati, che intervenne nel corso dei seminari di Lacan sulla negazione della materia della parola, il discorso psicoterapeutico a orientamento psicanalitico, al quale partecipa anche l'operato di Roberto Pozzetti, è lo stendardo di un'istituzione religiosa e militare che accetta ogni compromesso sociale, DSM compreso, per mantenere un gradus nella gerarchia terrestre, riflesso di una celeste, col suo principio divisore, unificatore e significatore del primato del fallo, valido all'interno delle teo-antropo-bio-sociocrazie, per inquisire, presunti esclusi, in particolare le escluse, le donne. Infatti quelle incluse lo sono al prezzo della loro maschilizzazione e permanenza nella fallicizzazione, al punto da scrivere libri come La felicità del fallo. È una psicanalista lacaniana, di Marsiglia, se non erro. Legendre ha chiamato questa movenza godere del potere, accontentandosi. Un altro aspetto che emerge dal libro è la psicanalisi data per morta. Il teatro attende il suo Fernando Arrabal per scrivere La morte della psicanalisi,
dopo la miseria della psicanalisi, scritta da Luis Irigaray. È chiaro dal testo che nessuno va più in analisi dai lacaniani. Dei freudiani abbiamo perso la traccia da tempo, eppure avevamo qualche contatto. Gli umani vanno nelle istituzioni totali, ossia teocratiche, divine, alias animali, nel senso del totem. In breve vanno nelle strutture statali per l'igiene mentale, anche e soprattutto attraverso la rete medicale e scolare. Questo è il business. Gli umani oggi vanno scortati, accompagnati. Nessuno va da solo in questi centri, più o meno centrati o eccentrici. E ancor meno qualcuno pone una domanda d'analisi direttamente a un analista. Quindi non solo c'è un compromesso tra psicoterapia e psicanalisi già nella formazione degli analisti, ma vi è un compromesso tra la domanda d'analisi e la designazione sociale di un sintomo, tale da condurre appunto a un'istituzione. E questa è la ragione anche della creazione di una struttura di accoglimento di una domanda che non ha nulla di quella d'analisi e alla quale partecipa appunto Renato Pozzetti. Occorre leggere l'appello del panico, e questo è l'essenziale della ricerca, al di là delle zavorre e compromessi in materia di psicanalisi da parte di Roberto Pozzetti. Non ultimo l'elemento linguistico attacco. Non c'è bisogno del midrash laicizzato che lo psicanalista Gerard Haddad attribuisce a Freud per connettere questo termine a quello dell'attaccamento e alle sue varie teorie, da John Bowlby a Imre Erman, che utilizza un'altra nozione per parlare della stessa cosa, parlava dell'istinto filiale. Tolta la materia della parola, rimpiazzata con il discorso dell'Associazione Psichiatrica Americana, la sostanza è tutto un attaccamento, nessuna distinzione senza il sembiante. La colla dell'attacco è anche quella che va dalle call che Lacan ha dissolto alle call che Lacan non ha mai assolto. La mitologia medico-psichiatrica è mantenuta dallo psicologo-psicoterapeuta Roberto Pozzetti con il presupposto del soggetto malato esposto al pericolo, alla mortalità e solo come corollario anche agli attacchi di panico. Resta che l'isteria in Pozzetti è una entità ontologica e è presa come fondamento, e questo significa credere nell'esistenza dell'altra donna togliendo l'altro e pure il tempo dall'amore, in modo che ciascuno divenga un soggetto psicologico affinché tutti e tutte vadano nel suo studio a incrementare la numerologia clinica e l'amore da transfer. Che cosa rischia intellettualmente lo psicanalista che si attiene alla parola e non agli ordini di scuderia? Corre il pericolo di non trovarsi più in armonia con nessun gruppo, con nessuna chiesa, con nessun esercito. Si espone all'attacco di panico. Si potrebbe leggere altre questioni nel testo di Roberto Pozzetti, come la questione donna e il primato del fallo. Credendo nell'isteria come entità ontologica, si fonda sull'esistenza dell'altra donna a cui strappare il fallo, dottrina femminilista che vale da supporto per la psicotizzazione delle donne. Oppure tra i temi il declino del padre, ma sono appunto questioni di questioni che non hanno più nulla di originario e che ripetono un commento a Lacan che è anche quello del suo impossibile sostituto francese e del suo sub duplicante italiano.
E proprio leggendo questi contributi, per il ricercatore che si attiene alla libertà della parola, non resta che proseguire a confrontarsi con il testo di Lacan e con quello di Freud, ponendo meno attenzione a quello dei loro epigoni. Ancora un dettaglio. Questo libro è pubblicato in una collana di studi di psicanalisi applicata, termine di 50 anni fa, ma non esiste la psicanalisi da una parte e la sua applicazione dall'altra. Non c'è questa disgiunzione tra teoria e prassi, se non a partire da un presunto codice psicanalitico che nega persino quello che Lacan elabora come logica significante. Non si tratta di intendere psicanaliticamente il panico nella sua versione DSM, ma importa come il panico si struttura nel fantasma in modo da poterlo fugare e non di sopravvivere accompagnati in un centro commerciale, continuando a credere nell'automatismo magico e ipnotico. Il panico, senza più attaccamento e attacchi, è la sentinella che il fantasma schizofrenico non riesce, e non riesce nemmeno l'istituzione universale della nevrosi ossessiva come fondamento della formazione del personale di mungitura del latte panico.